La squadra ha bisogno ora di mantenere il ritmo per alcuni, per altri c'è da mettere dei minuti nelle gambe così come stiamo provando a fare. L'obiettivo è quello di portare più o meno tutti a una condizione accettabile, lavorando su quelli che hanno quasi sempre giocato mantenendo il ritmo gara, il ritmo partita e per gli altri che hanno avuto poche possibilità per giocare di alzare il minutaggio nelle gambe. Questo è l'obiettivo, il motivo dell'amichevole di oggi che è durata all'incirca 60 minuti è stata fatta in questa direzione e poi andremo a lavorare facendo ancora ulteriori amichevoli. Salve mister, abbiamo notato comunque che abbiamo messo in campo, fermo restando che si tratta di un test in famiglia, quindi prendiamolo per quello che è. Abbiamo notato comunque una formazione col 3-5-2, l'altra col 4-3-1-2 sostanzialmente, e tra l'altro queste, tra molte virgolette, seconde linee hanno dato dei segnali importanti, molti si sono espressi bene, buona gamba, insomma, ci sembrano da questo punto di vista. La cosa particolare è che la squadra schierata contro il 3-5-2 ha segnato 5, tutti i 5 gol, l'hanno segnati loro. Non so se questo può essere un'indicazione, è sempre un test in famiglia. Sì, no, le indicazioni che cercavo e volevo da questa partita in famiglia sicuramente non era legata al risultato, ma avevo bisogno, di provare anche delle situazioni di gioco, anche attraverso un sistema di gioco diverso, per capire qualora ce ne fosse bisogno, se i ragazzi sono, insomma, in grado e messe nelle condizioni giuste per poter trovare anche ulteriori soluzioni. Oggi sicuramente da questo punto di vista abbiamo avuto delle buone risposte, delle buone indicazioni, però è chiaro che rimane comunque una partita, un test in famiglia e va valutato per tale. Mister, ben trovato. Qualche Grazie. indicazione sui calciatori impiegati o meno, ad esempio Rocca e Marconi a bordo campo nella parte finale, semplice gestione come abbiamo visto anche nella prima settimana, immagino. No, Rocca stiamo gestendo da 2 o 3 giorni perché ha avuto un affaticamento, ma non è niente di grave. Stiamo cercando di farlo recuperare al massimo per poi portarlo nella condizione fisica migliore. Marconi ha lavorato nel primo tempo, dopo abbiamo cercato di gestirlo mettendoli ancora nella parte finale qualche altro minuto, ma sta bene, ha avuto qualche situazione da gestire durante la settimana, ma nulla di preoccupante, tant'è vero che nella prima parte della gara ha giocato e si è mosso anche abbastanza bene. Poi abbiamo Cionek che stiamo cercando di mettere nelle condizioni migliori, facendolo recuperare il più possibile, gestendo quelli che sono i fastidi che si è portato nelle ultime partite, per cui ha stretto i denti e quindi in questa fase, che precede i playoff, stiamo cercando di dargli la possibilità di rifiatare, di mettersi nelle condizioni migliori. Varela è entrato nel secondo tempo e abbiamo cercato, con lui di mettere qualche minuto nelle gambe, ha risposto abbastanza bene, deve avere un po' di continuità e sfrutteremo le altre due amichevoli per mettere quanto più minutaggio possibile, per far sì che possa essere una pedina in più nel torneo dei playoff. Salve mister, le volevo chiedere a Buonasera. proposito delle amichevoli, se avete già pianificato con chi saranno, al di là di quella con la primavera di mister Biancolino, e poi una curiosità, sul finale l'abbiamo vista chiacchierare con Sciano che si toccava un piede se non ho visto male, ed anche gesticolare con Patierno, se è successo qualcosa, se aveva bisogno di indicazioni particolari. No, l'amichevole con la primavera è confermata, manca solo quella del 14 dove abbiamo già delle indicazioni, ma ci manca la conferma e quella l'aspetto dal direttore. Per quanto riguarda il chiacchiericcio a fine gara, fa parte del dopogara e nelle indicazioni che do ai miei giocatori. Per Sciano è stato un pestone che ha preso nei giorni precedenti e ora dobbiamo verificare un attimo il da farsi perché comunque non si deve portare assolutamente questo fastidio perché il ragazzo è voglioso, vuole sempre allenarsi, però a volte si esagera e noi non dobbiamo lasciare nulla al caso, dobbiamo vigilare, dobbiamo stare attenti a tutte le situazioni, da quelle più piccole a quelle più grandi, senza tralasciare nulla. Con Patierno ho parlato di alcune situazioni di gioco
al di là poi del sistema che abbiamo adottato oggi sia nel primo tempo che nel secondo tempo, però ho bisogno di alcune situazioni dove noi lavoriamo già da 6 mesi, da 7 mesi su dei concetti e dobbiamo rimanere su quelli, altrimenti poi andiamo in difficoltà, perché se si parla la stessa lingua tutti, al di là che sia una cosa efficiente o meno, si ha sempre più vantaggi, e quindi nel momento in cui ognuno rispetta ciò che è quello che è il nostro, quella che è la nostra indicazione, allora è tutto più semplice, viene tutto molto più liscio. Mister, buonasera, ben ritrovato. Oggi ha speso parole molto belle per lei Attilio Tesser, che è comunque l'allenatore più vincente della storia della Serie C. Se ha avuto modo di leggerle, se concorda rispetto al fatto che insomma bisogna davvero dare un valore importante alla componente della concentrazione, perché rispetto a un campionato di 38 partite davvero i dettagli fanno la differenza in questi playoff che si apprestano a iniziare oggi. Non ho avuto modo di leggerlo, però la cosa mi rende molto felice, perché è una persona ed è un allenatore che stimo, al di là della professionalità, di quanto ha fatto in carriera, ma stimo anche la persona per il suo modo di essere, il suo modo di fare, mi piace moltissimo, e quindi i suoi complimenti mi fanno molto ma molto piacere e lo ringrazio pubblicamente. Concordo con lui sul fatto che la concentrazione deve essere altissima. Non deve essere un'esasperazione, non bisogna arrivare al 21 con un'esasperazione, ma il percorso e l'obiettivo è quello di arrivare con un giusto equilibrio a quella partita, perché altrimenti ci arriviamo pesanti di testa e pesanti di gambe, e questo è un errore che non dobbiamo fare, perché l'abbiamo già fatto in alcune situazioni, in alcuni momenti del campionato, e sappiamo quanto ci abbia danneggiato questo modo di fare. Quindi dobbiamo anche cogliere dall'esperienza passata e vissuta in questo campionato per arrivare pronti e nel migliore dei modi a questa fase dei playoff. Chiaro è anche il motivo per cui poi subito dopo la fine della regular season abbiamo deciso di lasciare i ragazzi per 3-4 giorni affinché potessero recuperare quelle energie nervose, quelle energie mentali per poter prepararsi al meglio a questo torneo. Mister, buonasera, ben ritrovato. Stasera iniziano i playoff, quindi insomma c'è un po' di attenzione in generale. Le chiedo se guarderà con grande attenzione una partita in particolare delle 9 che sono in programma, e poi se ha avuto in questi giorni modo di studiare ulteriormente anche gli altri 2 gironi, se può sottolinearci anche le differenze che secondo lei ci sono rispetto a quello meridionale. Grazie. Ora andare a vedere una squadra piuttosto che un'altra e navigare nel buio, chiaramente qualche partita, più di una, chiaramente cercherò di guardarla da oggi, poi anche nei prossimi giorni cercherò di guardare le partite anche dell'altro girone, qualcosa ho cominciato a vedere, e ci sono delle squadre molto molto attrezzate come la Carrarese, come il Vicenza e Padova, sono squadre che soprattutto la Carrarese e il Vicenza, due squadre toste da affrontare. Il Padova esprime un calcio un po' diverso da queste due squadre, un po' più di fraseggio, un po' più di palleggio, invece la Carrarese e Vicenza sono due squadre toste, due squadre che per modo di giocare ci assomigliano molto. Mister, ha fatto molto piacere a tutto l'ambiente vedere la foto della grigliata ieri, quindi le chiedo insomma la nostra sensazione è quella di un gruppo molto affiatato, se ce lo conferma, e poi le volevo chiedere, si dice tanto che i calciatori dell'Avellino hanno giocato e vinto i playoff, tanti giocatori dell'Avellino, però anche lei l'anno scorso ha avuto modo di misurarsi con i playoff, con una eliminazione che brucia, immagino, e cosa si porta dentro proprio dei playoff, lei dal punto di vista personale? Beh, partendo da quanto è successo ieri, da quanto fatto e organizzato da loro stessi, e quindi mi riferisco alla grigliata, non va altro che non fa altro che confermare quanto ho detto sempre durante l'anno, che questi ragazzi, anche se poi qualcuno ha cercato di metterli in dubbio, questo è un gruppo sano, un gruppo di ragazzi che ha dei valori, è un gruppo di ragazzi che qualche volta ha avuto dei contrasti, ha avuto dei disguidi, ci sono stati dei malcontenti, come quando succede dappertutto, quando metti insieme 25, 26, 27, 28 ragazzi, dove ognuno ha il suo carattere, dove ognuno ha la sua personalità, il suo modo di fare, le sue abitudini,
il suo modo di vivere, di interpretare e di reagire a determinate situazioni. È chiaro che qualche volta può succedere che ci sia qualcosa che non va, ma loro l'hanno sistemata sempre coi tempi giusti, nei modi giusti, senza portare strascichi, e questo aveva dato la dimostrazione che all'interno di quello spogliatoio ci fossero dei valori importanti, dei valori su cui puntare, dei valori su cui poter lavorare per migliorare sempre. È l'aspetto qualitativo del gruppo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, e anche poi dal punto di vista come hanno visto i tifosi sui social, che io seguo poco, ma credo che insomma il messaggio di aggregazione e di compattezza sia arrivato nel migliore dei modi, se lei ora mi fa questa domanda. Per quanto riguarda i playoff, è chiaro che li ho fatti sì l'anno scorso, dove sono uscito con una sconfitta brutta che mi ha segnato, che mi ha fatto crescere, che mi ha dato quel pizzico di esperienza in più che dovrò accumulare, che dovrò mantenere e far tesoro per far sì che determinate situazioni non possano ripetersi, anche se il torneo dei playoff è un torneo molto ma molto particolare, l'avrete sicuramente già sentito dire da tanti allenatori molto più esperti di me, ma purtroppo non ci si discosta da quel pensiero, perché poi è la realtà dei fatti, e quelle partite sono partite che non ti danno il tempo di rimediare a qualche errore fatto, bisogna fare meno errori possibili, non dico non bisogna sbagliare perché è impossibile non sbagliare, bisogna sbagliare il meno possibile. Mister, volevo chiederle, Sgarbi oggi sulla tre quarti come l'ha visto in questa variante, e poi che ne pensa del VAR nei playoff? Grazie. Sgarbi è un giocatore che al di là della zona del campo dove decidiamo di impiegarlo deve mantenere quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come vi ho sempre detto, diventa devastante negli spazi, nello stretto deve lavorare e giocare in maniera semplice, in maniera veloce, perché anche solo la sua presenza attrae su di sé avversari, e quindi questo ci dà sicuramente dei vantaggi. Per quanto riguarda la situazione del VAR, è chiaro che anche per come e per quanto successo durante l'arco della stagione, sicuramente è un qualcosa che potrebbe darci dei vantaggi. Mister, Sgarbi ieri ha detto una cosa importante al club dell'Avellino Montella, ha detto: penso che tutti saranno utili, si utilizzeranno almeno 17-18 giocatori. Non so se si trova più o meno con questa proiezione di Sgarbi, che poi, sottolineando anche sempre gli effetti della grigliata organizzata da Paterno, detto come i sorrisi venissero soprattutto da chi ha giocato meno. Ecco, questa è anche una risposta, se vogliamo, anche rispetto a quello che abbiamo visto oggi, a chi magari a volte ha messo in discussione il ritmo partita anche in vista dei playoff di chi ha giocato un po' meno. Il sorriso di chi ha giocato meno è chiaramente una cosa che fa piacere, una nota molto ma molto positiva, e a riguardo vi dico in maniera franca che sono state le persone con cui ho avuto modo di chiacchierare di più, con cui mi sono lasciato andare di più nella giornata di ieri, perché credo che loro lo meritassero molto di più degli altri. E soprattutto con qualcuno in particolare, lo dico anche pubblicamente senza nessun timore, con Pezzella, che è l'unico giocatore in rosa con cui io mi sento in chiara difficoltà per aver dato poco spazio e poche possibilità, ma lui sa benissimo che è un giocatore che stimo, sa benissimo che è un giocatore che ha delle qualità importanti. Chiaro è che io sono qui per fare delle scelte, e nel momento in cui ci sarà modo di poterlo impiegare, sicuramente avrà di nuovo le sue chance. Per quanto concerne le parole di Sgarbi, noi proveremo ad impiegarli tutti, e questo significherebbe che arriveremo fino in fondo, perché arrivando fino in fondo ci sono partite ogni tre giorni, e giocare ogni tre giorni per mantenere un'intensità alta, per mantenere un ritmo alto, vuol dire che c'è bisogno di mettere gente con energie fresche, e quindi questo significherebbe impiegare quasi tutti, se non tutti, i giocatori.